Mario Cartasegna. Un calciatore che prende la laurea e diventa avvocato, un ottimo avvocato, è una mosca bianca per i tempi odierni, ma a Perugia era quasi la prassi negli anni 60. Così Mario Cartasegna, oltre ad essere il regista offensivo di un Perugia tutto votato all'attacco, aveva anche il tempo di studiare. In quella squadra, mazzettiana fino al midollo, a dispetto di chi considerava Guido Mazzetti solo un difensivista, Cartasegna aveva il 10, la maglia più ambita, e riusciva mirabilmente ad orchestrare un organico con due centravanti, due ali ed un terzino, Bellei, propenso a discese continue. 52 presenze, 5 gol. Da molti anni oramai il Santa Giuliana è il salotto buono sotto il profilo dello sport, ma non si gioca più al calcio. E invece quando arrivò Mario Cartasegna era lo stadio per antonomasia di Perugia ed era il posto dove lui aveva giocato da avversario prima di arrivarci con la formazione fortissimamente voluta da Mazzetti. Era arrivato con il Livorno. Nelle tue apparizioni a Perugia da avversario, che immagine ti eri fatto della città che poi sarebbe diventata la tua? Beh, era una città speciale, indubbiamente, una città storica, una città che aveva una sua dimensione, anche identità diverse dalle città di mare che avevo frequentato fino a quel momento. E qui è una città particolare, poi col campo, lo stadio nel cuore della città, si arrivava a piedi dal Brufani dove alloggiavamo. Quindi era sicuramente una città particolare. Ecco, il primo impatto con la città, con la tifoseria, con la gente, come fu? Veramente il primo impatto è stato quello per cui siamo venuti due volte a Perugia, è stata rimandata due volte per neve. Quindi pensavo che ci fossero i lupi a Perugia o cose del genere. Siamo dovuti venire tre volte per giocare un anno. Quindi l'impatto era come ogni città piccola con lo stadio a ridosso, uno stadio piccolo con la gente calda a ridosso della squadra, della partita, e quindi erano campi caldi. Ecco, tu avevi avuto Guido Mazzetti come allenatore a Livorno, il quale Mazzetti si fidava molto dei giocatori che aveva avuto alle proprie dipendenze con i migliori, e arrivò a Perugia una squadra che aveva un'ossatura già importante. Arrivò Mainardi, arrivasti te, e attorno arrivò Azzali. Cacciatori, Azzali. Attorno a questi uomini si costruì una squadra che forse nelle ambizioni del presidente Lino Spagnoli e dello stesso Mazzetti c'era quella di vincere lo scudetto della Serie C, il campionato, la promozione, ma chiaramente dal dire al fare poi c'è voluto una stagione intera, ancorché ricca di grandi soddisfazioni. Beh, per la verità non è che eravamo partiti favoriti. Mazzetti nel ritiro alla Trinità ci disse subito che lui puntava a vincere il campionato. Io, conoscendolo, sapevo che lui ci credeva, ma non so quanto ci credessimo noi. Però sicuramente era, puntando su 5-6 giocatori di conoscenza antica, che sapeva che rendimento potevano dare, giocatori che tra l'altro lui aveva anche questa peculiarità, che prendeva giocatori che già conosceva, che aveva avuto e di cui conosceva il valore tecnico e umano, ma sapeva anche che erano giocatori che in qualche modo dovevano riscattarsi perché avevano avuto delle stagioni non proprio fortunatissime le ultime. Eravamo tutti abbastanza giovani, io avevo 25 anni, però insomma da Livorno, da una certa piazza, ero sceso a una piazza meno importante come la Carrarese. Ero stato un anno in prestito alla Carrarese, quindi è chiaro che avevo voglia di riscattarmi come gli altri. Certo, Perugia non è che si presentava benissimo per il campionato che aveva fatto l'anno prima, aveva perso 5-0 in casa con la Pistoiese, si era salvata all'ultimo momento, però certo, Mazzetti da una parte e anche un personaggio come Spagnoli davano garanzie, non dico di vittoria perché poi chi vince è uno solo, però di campionati di primo livello. Ecco, in che clima ha operato quella squadra, sia sotto il profilo societario, dell'organizzazione societaria, sia sotto il profilo della guida tecnica, della organizzazione? Era lì che è stato il segreto. Forse più che la squadra,
il segreto è stata la società, uno come Lino Spagnoli è venuto e ha portato subito nella società una mentalità imprenditoriale. Io mi ricordo che lui aveva disposto la contabilità della società come se fosse la contabilità dell'azienda, nel senso che noi venivamo pagati il 27 come gli impiegati e gli operai e il premio veniva pagato al giovedì. Quindi erano cose che una volta in Serie C erano impensabili e facevano indubbiamente la differenza. E in cabina di regia, sotto il profilo organizzativo spicciolo, c'era un personaggio che in fatto di regolamenti la sapeva lunga, Sandrone Caporale. Caporali. Sì, beh, poi aveva portato anche in società, il Spagnoli aveva portato in società anche l'uomo di fiducia, Rossi. E quindi era una società molto organizzata. E Gianni Spagnoli come direttore sportivo? Gianni Spagnoli come factotum. Però ecco, la cosa che io lo dico sempre, la cosa che faceva la differenza era Lino Spagnoli, perché lui al sabato, cadesse il mondo, lui sabato mattina dopo l'allenamento veniva negli spogliatoi umidi, maleodoranti, dopo la doccia, eccetera, e lì teneva questa... Era il pater familias che parlava, che incitava, che spronava, che rimproverava anche qualche volta. E io mi ricordo che quando si usciva da lì eravamo tutti convinti che il giorno dopo avremmo vinto. Ecco, il Mazzetti umano, sul quale si è molto disquisito negli anni, le polemiche magari con una parte della stampa, con Lanfranco Ponziani, i rapporti che manteneva con voi, con le vostre famiglie? Beh, io Mazzetti non posso che ringraziarlo, anzi me lo sono ricordato e me lo ricorderò sempre, perché mi ha portato a Perugia, che poi è stata la città in cui mi sono fermato e ho vissuto, quindi è una persona che si è ricordato di me nei momenti difficili, mi ha ripescato dal limbo e mi ha riportato a un calcio un pochino più elevato rispetto a quello di prima. Certo, non era un carattere facile. Lui diceva sempre che se avessimo fatto quello che diceva lui avremmo vinto la partita. E io dicevo che se dall'altra parte c'era un altro come lui, saremmo stati in due, uno a vincere e uno a vincere. Però era uno che di calcio sapeva prendere i giocatori e dal punto di vista umano e di calcio ne conosceva molto. Il rapporto tra Cartasegna e il calcio prosegue poi con la promozione in Serie B, con questo campionato che evidentemente era anche selettivo e quindi e poi si va verso una conclusione della carriera, ma si resta sempre nel calcio con un ruolo importante, significativo per il calcio che allora stava proprio trasformandosi come sport professionistico, con un incarico di fiduciario regionale dell'Associazione Italiana Calciatori, in definitiva il sindacato dei calciatori. Sì, poi ecco, io ho smesso a 30 anni, quando è nata mia figlia, ho smesso di giocare, anche perché se dovevo mettere a frutto questa laurea era già abbastanza tardi e quindi non è che potevo permettermi ulteriori distrazioni o perdere ulteriormente tempo in altri campi, non che giocare a calcio fosse perdere tempo, però se dovevo cominciare un'altra vita era ora di iniziarla. E quindi così un po' per hobby, un po' anche per, così, per vocazione, per caratteristiche personali, mi sono occupato anche quando giocavo, ero sempre quello che poi trattava premi, ingaggi o questioni che riguardavano me e i miei compagni. E quindi conoscevo Campana da tanto tempo e quindi sono stato, diciamo, cooptato nell'associazione calciatori con questi incarichi, il primo dei quali quello grosso, che non avrei mai voluto, un incarico che non avrei mai voluto avere, però è stato quello di Curi, la morte di Curi, quindi il processo e tutto quello che ne è seguito. Ecco, una bella covata di calciatori che avevano questa capacità anche di pensare al futuro. Lolli, Ghirga, Cartasegna, Gabetto, tutti laureati che cominciavano a capire che il calcio un giorno sarebbe finito e che bisognava anche pensare in avanti. Sì, anche questo, è forse quell'anno è stato uno dei segreti del successo. Ragazzi
me lo dico da solo, ma riguarda anche gli altri, ragazzi intelligenti che capivano che il calcio non sarebbe, il calcio sarebbe finito e la vita sarebbe continuata. Non credo che né oggi né tantomeno a quei tempi quattro laureati su una rosa di 15-16 giocatori fosse una cosa così frequente. E quindi gente che aveva la testa sulle spalle, che sapeva quello che voleva e quello che voleva la società, l'allenatore. Spesso e volentieri è capitato che i giocatori arrivati a Perugia per l'esperienza calcistica siano poi rimasti. Il caso più emblematico non è soltanto il tuo, ma è anche per esempio quello di Castagnere e di tanti altri. Come mai quelli che poi sono andati via hanno comunque un ricordo veramente indelebile, veramente forte, veramente così, le vicende della vita li ha portati altrove, però basta nominargli Perugia che c'è la commozione probabilmente dovuta anche ai tanti anni passati, c'è la nostalgia, c'è il bel ricordo, ma insomma Perugia è rimasta attaccata sulla pelle di molti. Beh, io penso che innanzitutto per un giocatore Perugia ricorda un periodo della vita bello, un periodo che va dai 20 ai 30 anni e quindi è un periodo comunque bello dove lo si passi facendo tra virgolette un mestiere che piace e dove sei pagato anche bene profumatamente. Ma poi a Perugia un calciatore è sempre stato ben voluto, è stato ben voluto senza poi che si cada in quegli eccessi dove in altre città dove magari quando vai bene sei portato in trionfo e quando le cose vanno meno bene ti aspettano sotto la porta di casa. Questo credo che non sia mai successo né ai tempi miei ma neanche oggi, quindi il perugino è una persona moderata, è una persona che ti vuol bene però ti lascia il tuo spazio, ti lascia la tua privacy. Il calcio di oggi non è paragonabile a quello di ieri, però un paio di riferimenti che possono riportarci ai tempi nostri, di quella squadra che si aggiudicò il primo posto e salì in Serie B, chi è che oggi magari con una preparazione diversa potrebbe competere con i campioni del calcio super professionistico? Uno che poteva giocare in Serie A tranquillamente era sicuramente Lolli, sia per doti tecniche che per doti fisiche, solo che giocava al calcio un po' per hobby, così era uno, e quella era la sua forza perché entrava in campo senza stress, senza grandi pensieri. Lui sicuramente era un giocatore da serie superiore, potrebbe giocare anche oggi perché era un giocatore oltretutto rapido, sapeva coprire più ruoli, era un centrocampista di fascia che faceva 10 gol all'anno, che faceva il gol da lontano poi, che tirava da fuori. Lolli, poi un altro giocatore che per me era insostituibile perché formava una squadra, un gruppo, era Carlo Azzali, anche se è venuto a Perugia a 30 anni, però sicuramente era un giocatore che aveva, un giocatore intelligente, che in campo si sapeva muovere. E poi dopo eravamo giocatori C e B. Eros Lolli. Che cosa poteva chiedere un ragazzo di Perugia svezzato a pane e calcio sui prati del Santa Giuliana? Minimo di indossare almeno una volta la maglia rossa col grifone. Massimo di segnare un gol, magari importante. Ad Eros Lolli tutto questo è successo il 22 maggio 1967, quando un suo tiro da 30 metri consentì al Perugia di battere la San Benedettese e di tornare in Serie B a distanza di 20 anni. Alla tornante classica, Lolli aveva una rara intelligenza calcistica. Anche lui però si è realizzato fuori dal campo, prendendo una laurea in medicina come tanti suoi coetanei di quei formidabili anni. 78 presenze, 19 gol. Dici Eros Lolli e dici un figlio di Perugia, il figlio del maestro, un tifoso del Perugia con un figlio che ha dato ai tifosi del Perugia di tanti anni fa una gioia incredibile, quella di aver realizzato il gol di una storica promozione ai tempi di Guido Mazzetti allenatore il 21 maggio 1967. Esatto. Eros Lolli batte la San Benedettese e scrive questa pagina bellissima del calcio perugino. Beh, una grandissima soddisfazione perché io sono nato in Via Larga, in pieno centro di Perugia, quindi
aver segnato un gol così importante per la mia città, per i tifosi che allora ci circondavano e che poi ha avuto una risonanza regionale, è stata per me veramente forse il massimo che può avere un giocatore di calcio nella sua carriera. Cioè io credo che siano pochi i giocatori di quella città che poi hanno avuto la soddisfazione di fare il gol promozione per quella città, per la maglia che tu indossi di quella città. Quindi è stato veramente un momento indimenticabile che ha legato direi tutta la tifoseria non solo di Perugia ma direi dell'Umbria. Ecco, tu eri un giovanissimo e Mazzetti aveva puntato su di te così come aveva puntato anche su altri calciatori di esperienza, quindi un mosaico perfetto. E poi è toccato proprio al baby, al cucciolo come si dice, avere questa grande gioia in questa partita che vi permise di allontanarvi dalla Maceratese e quindi di fregiarvi del titolo di campioni della Serie C per accedere a questa Serie B che era allora per una città di provincia come Perugia un traguardo veramente importante. Io ero un cucciolo ben protetto, nel senso che ero veramente ben voluto sia dall'allenatore Mazzetti per i miei rapporti che avevo con la sua famiglia, col figlio, non solo, ma anche veramente ero veramente ben voluto dal presidente Lino Spagnoli. Quindi avevo delle garanzie importanti, ero coccolato ed ero coccolato anche, non devo negarlo, dai colleghi un pochino più anziani di me. Quindi mi sono trovato in un ambiente dove tutti mi hanno aiutato, dove piano piano mi hanno aiutato a maturare, soprattutto l'allenatore, e quindi direi che con soddisfazione e con sacrificio avevo raggiunto quello che effettivamente può desiderare un giocatore di calcio, quindi essere ben voluto dall'allenatore, dal presidente, dai tifosi, ben voluto dai compagni, io credo che sia il massimo, senza nessun tipo Eros, di... Eros, quasi una favola che è andata avanti sì, e che vero. Però ha avuto, come tutte le favole, anche un risveglio piuttosto brusco e anche non piacevolissimo. Tu eri dotato di grandi qualità tecniche, di una grande intelligenza calcistica, ma avevi un fisico, diciamo, un po', come dire, carente, che ti metteva a rischio di qualche brutto acciacco, di qualche brutto infortunio. Purtroppo sì, ci fu un incidente che, diciamo, ho detto una svolta in senso negativo alla mia attività di calciatore, perché in Serie B, nella partita Perugia-Lazio, io ero anche capitano, urtai con l'anca sinistra sul palo della porta. Lì per lì non sembrava non fosse nulla, poi piano piano, dolore, a quei tempi non c'era la possibilità diagnostica che ci abbiamo noi, TAC, ecografie e via dicendo, per cui c'era formato un versamento interno, una calcificazione che aveva piano piano danneggiato l'articolazione, per cui mi sono dovuto operare. Poi il professor Gui del Rizzoli a Bologna mi disse: guarda, devi smettere di fare il calciatore professionista. E lì veramente ho avuto un periodo duro, nel senso che non potevo andare allo stadio, non potevo vedere gli altri giocare, e tutto si è risolto bene quando venne a Perugia Ilario Castagner per mettersi alla guida del Perugia, che sarebbe andato poi in Serie A, si giocava ancora a Santa Giuliana il campionato di Serie B. Mi incontrò, mi disse: Eros, come va? Ma io così vengo da questa situazione, perché non vieni giù al campo, stai un pochino con noi, stai con me? Ecco, ho superato questo impatto, poi sono diventato uno sportivo tifoso. Quindi andavo... Eros, il calcio ti ha dato molto, ti ha dato questa gioia. Senz'altro. Di essere ricordato come un artefice di un'impresa importante, però ti ha anche tolto molto. Che ricordi hai tu di quel periodo, delle persone che hanno contrassegnato la tua giovinezza, di Lino Spagnoli, di Guido Mazzetti, dei tuoi compagni dell'epoca? Beh, io quando ripenso a queste cose, come si dice, mi viene la pelle d'oca, insomma, perché veramente, a parte il fatto che era un altro mondo, era un altro calcio, quindi c'era più affetto, più amicizia, meno interessi, quindi era veramente il calcio per giocare, la passione, l'ardore che mettevi per la maglia del grifo che vestivi, quindi la possibilità che ti davano di studiare, di andare avanti con gli studi, cosa che attualmente credo sia molto difficile. Se solo ricordo ai giocatori di quell'epoca che poi si sono qualificati come bravi professionisti nella vita, io sai benissimo faccio il chirurgo, Boranga è medico, Gabetto è avvocato, Cartasegna è avvocato, quindi c'era anche questa possibilità, e non era poco,
che dirigenti, presidenti, allenatori ti permettevano di andare avanti con gli studi, quindi questo era sicuramente un grossissimo vantaggio per tutti. Lino Spagnoli. Lino Spagnoli è una grandissima figura, un vero signore, imprenditore che sapeva benissimo di poter offrire le sue potenzialità economiche e anche caratteriali, perché Lino Spagnoli era stato campione del mondo di altura con motoscafi, quindi un personaggio che aveva questo stimolo e per di più aveva questo suo grosso ardore di cercare di aiutare a portare ad alti livelli una società che, di calcio che comunque gli apparteneva, perché lui viveva a Perugia, quindi come d'altronde il presidente D'Attoma, come il presidente Ghini, cioè non è gente che è andata fuori per fare le fortune del calcio altrove, ha cercato di fare le fortune del calcio nella città a cui loro erano affezionati, dove vivevano. Questo credo che sia stato Guido Mazzetti. Sì, grandissimo allenatore, Guido Mazzetti, grandissimo allenatore, personaggio squisito, eclettico e grandissimo tecnico. Quando lui ci convocava un'ora prima della partita e si discuteva la partita a tavolino, bastava che tu realizzassi il 30% di quello che lui ti diceva e non perdevi, o pareggiavi o vincevi, quindi veramente una persona squisita sotto tutti i punti di vista. Nel racconto dei tuoi compagni di una volta, Eros Lolli ha un posto speciale, non soltanto perché era un giovane veramente capace, veramente in gamba, ma qualcuno si è spinto oltre, ha fatto un po' un gioco di proiezione, ha parlato che Lolli nel calcio moderno, nel calcio della coorza, nel calcio spettacolo, avrebbe potuto trovare un posto proprio in virtù anche di questa grande capacità eclettica di saper inserire le sue qualità anche con il calcio della corsa. Beh, io direi che molti hanno voluto fare un paragone tra me e Di Livio. Sì, effettivamente tutte e due giocavamo sulla fascia, forse c'era una differenza sostanziale che io a volte rimproveravo ad Angelo Di Livio, con cui ero molto amico, che nel nostro ruolo sarebbe importante anche fare gol, e io ne facevo 9-10 a campionato senza tirare i rigori. E Di Livio ne faceva meno. Tante volte gli dicevo: Angelo, guarda, sii più altruista, ogni tanto tira in porta, perché quel ruolo è molto importante, perché ti dà spazi enormi, ed era quello che Mazzetti mi diceva sempre, cioè, guarda che la tua posizione ti darà la possibilità di fare gol, non solo di farlo fare agli altri facendo il gioco all'inglese di andare fondo al campo, mettere la palla dietro e fare gol, far fare gol ai compagni, ma era proprio, ti diceva: guarda che quello è un ruolo stupendo, perché c'hai mezzo campo libero, c'hai la fascia libera, puoi entrare dentro l'aria, poi. E questa convinzione, questo convincimento piano piano è venuto fuori, tant'è vero che poi la statistica dice che io in ogni campionato facevo i miei 9-10 gol e non tiravo i rigori, insomma. Il calcio ti ha dato, il calcio ti ha tolto, la vita ti ha dato, la vita professionale ti ha dato delle belle soddisfazioni. Quindi tu ad un pallone che cosa riusciresti a dirgli dedicandogli una tua espressione, un tuo pensiero? Ma io direi, malgrado tutto, malgrado l'infortunio, ma questi sono i rischi che si corrono nella vita per qualsiasi tipo di attività, io devo dire solo grazie, perché soprattutto mi ha dato una grossa esperienza di vita. Così quando stavo a Torino, che era un ragazzetto, sai, stare fuori un anno, anche se un anno soltanto, sicuramente ha maturato in me delle cose che probabilmente non avrei maturato se fossi stato a casa. Quindi queste sono esperienze che mi sono state veramente utili nel proseguo della vita, della carriera, della mia attività di padre, di marito insomma, anche di medico. Luciano Ghirga. Da terzino della Grifo, serbatoio giovanile della Perugia degli anni 60, alla prima squadra. Dal Perugia alla Juventus e ritorno. E poi allenatore di squadre dilettanti, dirigente e infine presidente del Perugia della Rinascita. Quello che nell'estate del 1988 lasciò finalmente il purgatorio della C2 per tornare nel calcio che conta, e Luciano Ghirga, che del calcio conosce ormai ogni piccolo segreto, dallo spogliatoio alla scrivania, fu tra gli artefici di quella oculata e vincente gestione durata quasi 2 anni. Dopodiché lasciò il testimone a Tinarelli e dal ritorno di Franco D'Attoma.
Oggi Virga continua a fare l'avvocato di grido, ma se volete un parere, dal lancio sbagliato al bilancio in rosso, non avete che da chiedere. Da calciatore, 10 presenze, 0 gol. Da presidente, una promozione. Luciano Virga, difensore della prima ora del Perugia degli anni 60, con Guido Mazzetti allenatore e poi una carriera non esaltante come giocatore, ma è rimasto sulla breccia per tanti anni. Lo seguiremo in questo excursus anche come presidente del Perugia. Cominciamo dalla tua iniziale esperienza di calciatore con Guido Mazzetti in panchina, che ti lanciò in Serie C. Fu una combinazione che io avevo Furiassi allenatore. Poi Furiassi fu esonerato e venne Guido Mazzetti, che veniva dal Livorno, dove ha vinto il campionato con il nostro amico Cartasegna anche. E allora giocai il girone di ritorno quasi sempre. Fui anche riscattato per una buona cifra, ma l'anno della promozione, 66, lì ho conosciuto Mario, al ritiro della Trinità. Non so come, ma una sera mi disse che era stato venuto al Foligno dopo tutta la preparazione precampionato. Quindi già allora succedeva? No, succedeva niente. Come ho detto oggi su un giornale locale, era solo colpa mia. Dovevo dimostrare di più quel che valevo, io però ho 21 anni. E quindi poi ho giocato in quarta sede così, fino alla laurea e poi basta. Ecco, comunque la tua esperienza migliore forse l'hai fatta nelle giovanili della Juventus. Sì, quella è stata una parentesi felice anche per motivi personali, ho fatto il liceo a Torino, quindi un'esperienza allora molto significativa nel 62. Però volevo dire che nonostante questa piccola partecipazione al Perugia, siccome sono nato qui dietro, a 100 metri, aver giocato al Santa Giuliana, questo bellissimo campo, qui c'era la tribuna stampa se ricordo bene, non c'era il Prato ancora, venne quell'anno, l'anno prima. Mi è rimasto nel cuore uguale, perché nella gradinata ci stavano quelli di Porte Burne e io ero tanto felice anche delle poche presenze di un campionato che ci salvammo soltanto l'ultima domenica qui battendo l'Empoli. Quindi sono rimasto molto legato, però non ho inciso molto sulla storia. E invece ha inciso nella storia. Però con tanto affetto, perché era la città, quei 600-700 spettatori erano quelli sempre, c'era il legame forte. Ecco, poi ho avuto la fortuna, grazie al Cavalier Ghini, molti anni dopo, nell'87, di essere il presidente della ricostruzione, diciamo così, insomma, dalla C2. E quello ha segnato un punto che mi ha attirato per me molto gratificante, ma mi ha rilasciato un rapporto forte con la città, perché fu un anno difficile, poi finì tutto bene, poi da lì il Perugia è ripartito verso la Serie A. Perché dettero a te l'incarico di fare il presidente? Fu un discorso più o meno alle 2 di notte col Cavaliere, che si può sintetizzare così: c'era Marri, c'era Mandarini, c'era Casoli, c'era Silla Baglioni, neo sindaco. E dice: io metto dei soldi nella speranza di recuperare nei confronti della città, disse il Cavaliere Ghini. Lei mette la sua faccia che è buona. E questa è stata la sintesi. Io ho scelto l'allenatore e il direttore sportivo a gradi. Con la Utti c'era, ma non era detto che fosse lui l'allenatore. Anzi, ne volevano Frossio tutti quanti, perché c'era una politica un po' a risparmiare. Ho scelto i giocatori tutti, che erano 16, non più, e gli altri l'ho delegata alla parte amministrativa. Ma avevamo fortuna di trovare grandi giocatori, due su tutti di Livio Ravanelli, che da lì sono andati poi in nazionale, e Bia, che era il più forte di tutti, ma che due crociati l'hanno tolta, anche se ha giocato molto in Serie A col Bologna, con l'Inter, insomma, ecco. Quali sono stati gli ingredienti sui quali basare la rinascita del Perugia che ripartiva dalla C2 per riproporsi? Io l'ingrediente ne ho considerato solo uno, che se non vincevamo facevo una figuraccia anch'io. Allora fare una squadra forte per ricominciare su tutti i profili, e così è stato. E anche questa parentesi ormai lontana, sono già quasi 20 anni, mi è piaciuta molto, quindi io nella storia del Perugia ci sto poco ma a pieno titolo e con grande emozione. E poi non è finita qui, perché poi le vicende della vita ti hanno portato anche a fare l'amministratore e quindi anche l'assessore allo sport. No, io ero assessore a tutt'altre cose, bilancio, commercio, ma mi veniva sempre data la delega ai rapporti col Perugia, perché gestire Gaucci non è stato mai una cosa semplice sotto ogni profilo.
Adesso leggo e sono contento che sia arrivata a una conclusione sul progetto del Curi, la concessione, eccetera, eccetera. Ma allora i problemi erano diversi e non sempre era facile convivere. Quindi, siccome io si riteneva che avessi più conoscenze del calcio, dice: a parte le tue deleghe, occupati del Perugia Calcio. Ecco, per l'avvocato Ghirga, sì. Che cosa significa il Perugia, il Grifo, no. Partecipare da spettatore adesso alle partite della squadra di calcio? Per me significa tanto, ripeto, anche a livello personale. È un grande amore, un perugino, direi doc, da 6 generazioni dentro le 5 porte, come dico sempre. E aver contribuito una volta un titolo, un'altra volta un pochino di più, ha rafforzato un amore che è quello che io avevo quando il grande Perugia l'ho seguito in gradinata con il dottor Bellocchi. E mi sento sempre del Perugia, chiunque sia il presidente, chiunque sia gli allenatori, i giocatori, difendo sempre, critico sul piano tecnico perché abbiamo tutti questa presunzione di capire qualcosa, ma l'età è anche impietosa, quindi l'arteriosclerosi ci porta a conclusioni a volte sbagliate, ma è un grande amore che si è consolidata. Io ho molto orgoglio di queste 2 esperienze, queste. Quindi il rapporto intenso che prosegue e proseguirà sempre. Io quando vedo il Perugia sto male se non vinci. Mario Colautti arrivò nel 1987 sentendosi molto di passaggio, catapultato per raccogliere i cocci e salvare un Perugia malmesso in C2. Non solo salvò quella squadra partita con l'handicap di una penalizzazione in classifica, non solo l'anno dopo vinse il campionato quasi in carrozza, non solo in quello successivo fu per molti mesi in lizza per fare il doppio salto in B. Colautti ha finito per restare ed ingrossare la colonia di ex calciatori ed ex allenatori che di Perugia si sono innamorati e da Perugia hanno scelto di vivere. 78 panchine, una promozione. Mister Colautti, un friulano che decide di eleggere il suo domicilio definitivo a Perugia, eppure lei non è che fosse stato per tanti anni qui come allenatore, ha deciso di far vivere qui la sua famiglia, i suoi figli che stanno... Sì, è proprio per i figli che siamo rimasti qua, perché quando sono venuto qui ad allenare il Perugia i ragazzi dovevano iniziare l'università, eccoli, dopo... Ma una città vale l'altra? No. Perugia è valso, pensi che io, che noi avevamo la residenza a Roma in quel periodo lì, Perugia però ci ha conquistato per la simpatia, la bellezza della città, dei luoghi, ci siamo, anche la tranquillità in cui si viveva, perché Roma è caotica, insomma io non è che mi si trovavo tanto bene anche se ci ho vissuto 15 anni, però Perugia c'aveva quel fascino particolare, tutto questo verde, poi la simpatia della gente che ha avuto nei miei confronti, non sono mai riuscito a spiegarmelo. Ecco, evidentemente Perugia in quel momento aveva bisogno di un punto fermo, di una roccia, come si dice, e lei da buon friulano ha rappresentato un punto di riferimento importante in quel Perugia della rinascita, perché il Perugia era retrocesso in C2, e lei ha portato qui questa tenacia, questo metodo, questo rigore che aveva avuto già da giocatore quando esatto. Militava nel Livorno di Guido Mazzetti. Sì, Guido Mazzetti, ecco forse anche una base che io mi si trovo qua, anche per rispetto anche di questo mio grande maestro, perché io ho cominciato praticamente, giocavo nella Terre Roma in Serie C, nei ragazzi, ho fatto tutta la trafila, e poi a 17 anni, 18, Mazzetti mi portò addirittura a titolare in Serie B, è stata una cosa bellissima, ho fatto 2 grossi campionati con lui, mi ricordo un anno sono stato addirittura capocannoniere della squadra, pensi un po', io che giocavo tra centrocampo e in mezzo al campo, diciamo anche. E lui mi parlava sempre di Perugia, poi dopo essermelo ritrovato qua dopo tanti anni, chissà. Può essere anche questo un fatto del destino. Il Perugia, allenato da Guido Mazzetti, fa una grande cavalcata in Serie C e approda alla Serie B, a questo campionato importante, per il primo grande risultato della storia del Perugia. Lei che ha conosciuto bene Mazzetti, che caratteristiche umane e tecniche e tattiche aveva quest'uomo che ha contraddistinto moltissimo la storia del Perugia, allenando a più riprese per molti anni, detenendo ancora il record? Mazzetti, devo dire che
era un grande personaggio. Per me era, perché io ero ragazzo, 17-18 anni sono pochi, specie quando si arriva in un ambiente nuovo. Io che venivo da Roma, ma venivo dal Friuli, ero ragazzino. Per me è stato non voglio dire un secondo padre, però si è sempre comportato in questo senso. È quello che mi ha dato, sono stati grandi insegnamenti, cioè, non è mai stato troppo pretenzioso, anche quando sbagliavi ti incoraggiava, e questo sono cose che dovrebbero succedere anche adesso. Non si può vedere che adesso al primo errore così si già innescando senza, il giocatore stesso a un certo punto si demoralizza anziché caricarsi. Sotto questo aspetto Mazzetti era veramente un grosso psicologo, e per noi giovani era un secondo padre, ecco, diciamo. Ecco, e tecnicamente, tatticamente, come vedeva il calcio Guido Mazzetti? Ma lui, anche lui lo vedeva in maniera, andiamo, giochiamo, voleva giocare sempre, andiamo, non abbiamo paura di nessuno. Questo è quello che magari io ho rubacchiato un po' da tutti questi personaggi che ho avuto come allenatori, che poi ho trasferito, ho preso atto. Da Mazzetti ho preso anche questa spensieratezza, questa voglia di giocare, voglia di divertirsi, questo era un fatto positivo. Quindi, secondo me. Non al tatticismo? No, beh, il tatticismo adesso si parla solo di numeri, si parla di 4-4-2, 3-5-1, 4, tutti questi numeri qua che poi al lato pratico certe volte mica succedono, questo non si vede. In questa maniera si toglie certe volte anche la fantasia al giocatore, l'inventiva. Non puoi obbligare un giocatore che ha certe caratteristiche, che magari ti fa una grande giocata, sa fare il numero in quella maniera lì, obbligarlo a devi fare questo per forza. Non dico che ero contrario all'idea di Sacchi, però Sacchi era un po' esagerato, era sotto questo aspetto, almeno come la vedevo io. Insomma, toglieva qualche cosa al giocatore. La tattica va bene, perché adesso non si fa parlare che di tattica, però lasciare chi ha talento bisogna lasciarglielo esprimere. E il destino però volle che lei venisse chiamato alla guida della squadra che stava addirittura retrocedendo nelle categorie dilettantistiche. E lì si trattò di fare che cosa, mister? Quali furono le sue prime decisioni organizzative in quella squadra che insomma andava male anche in C2? Sì, purtroppo noi non avevamo grossi punti di riferimento, a parte il Cavalier Ghini, che lui per ovvi motivi si era messo da parte, lo sappiamo tutti, anche perché, però mi dette una grossa responsabilità, mi dette una grossa carica proprio il giorno che lo incontrai e che parlai, che mi spiegò tutto quello che avrei dovuto fare io per lui, insomma. E questo mi dette. Che cosa avrebbe dovuto fare? Salvare la squadra e poi cercare di riportare un po' di dignità e un po' di, diciamo, di questo prestigio. Perugia, sì, di riportare ai vertici, diciamo, tirare fuori da dove era arrivato, insomma. E questa è stata la prima cosa che mi disse, e io dissi sì, va bene, ci penso io. Portai un direttore sportivo di mia conoscenza, che a quei tempi lì lo stimavo molto, abbiamo lavorato benissimo, abbiamo portato dei giocatori che poi hanno fatto anche una grossa carriera, abbiamo costruito un gruppo di uomini veri, un gruppo di amici, ed avevamo anche, dopo non avevamo grossi mezzi, però la serietà, la professionalità e la voglia mia di arrivare, perché io ero il secondo anno che allenavo una squadra professionistica, di conseguenza volevo fare bene, è stato la grossa mano. Poi ci ha dato un pubblico, perché venire qua e trovare prima quattro gatti, poi dopo vedere lo stadio Curi sempre pieno, è stata una cosa meravigliosa. Ma lo stadio Curi sempre pieno è diciamo cominciato a essere pieno quando la squadra aveva dimostrato di avere una personalità. Lei era riuscito ad amalgamare bene i giovani con i vecchi, sì. E con gli anziani, quelli che avevano ancora qualcosa da spendere, un nome per tutti, sì, Manfrin. Importai, sì, avevo, per come giocavo io, che adottavo un 3-5-2, diciamo che Manfrin doveva essere la chiozza per tutti questi giovani.
giovani, un giocatore che ritenevo nel mio modo di giocare a centrocampo era importante, perché avevo un giocatore potente come Ravanelli davanti, che anche se giovane e inesperto, però c'aveva di forza fisica, ne aveva, no, e ha voglia di arrivare. Mentre c'avevo un altro giocatore esperto, furbo e rapido, che era Pagliari, di conseguenza un giocatore che come Manfrin, che ti metteva la palla come sapeva metterla lui. Poi avendo sulle fasce due giocatori che crossavano, i migliori che diciamo in quel periodo lì potevano crossare, che forse addirittura in Italia, che erano Di Livio e Gori, andavamo a nozze, insomma. Ma era una squadra costruita veramente con una mentalità vincente, positiva, a casa fuori per noi non esisteva. E quindi dopo due anni di buio si riaccende questa luce, questi riflettori si riaccendono sul Curi, dopo la retrocessione avvenuta anche per via del processo delle scommesse, il Perugia riparte e con lei verso la C1, e lì si ipotizza addirittura anche il salto in Serie B. Avete avuto una bella esploa, sì. Avete avuto un bel campionato. Sì, abbiamo avuto un bel campionato, però dopo non c'è stata continuità perché... E lì mancava, secondo me mancava completamente la società, c'erano troppi galli a cantare, e quando succede questo le cose vanno bene. Io avevo un contratto ancora per un altro anno, ma non se ne fece niente perché appunto ho visto che non c'era serenità di rapporti né niente, allora preferì lasciare, come lasciò anche il mio direttore sportivo, il quale mi portò subito dopo a Padova, e sapete tutti come è andata poi a finire, perché ecco. Il Perugia quando venne a giocare a Padova ha dovuto lasciare sia qui al Curi che a Perugia, che a Padova, ha dovuto lasciare le penne. Ecco, lei era considerato un allenatore molto rigoroso, uno che voleva vedere le cose che funzionavano secondo il suo modo di fare, perché altrimenti lei riusciva anche a farsi da parte o a chiudere con una situazione quando c'era da scendere troppo a compromesso. Sì, esatto, è stato, diciamo, questo è un mio... Tutti me lo dicono nell'ambiente che è un mio lato negativo, per me è un lato positivo, perché in questo ambiente io non mi ci vedo più e sono stato costretto a venirne fuori. E ognuno è fatto a modo suo, perché io sono cresciuto con un'educazione in una certa maniera, ho sempre rispettato il lavoro degli altri, però ho sempre preteso che rispettassero il mio. Il giorno d'oggi non succede questo, un allenatore non è più un allenatore. Ecco, Colautti, parliamo ancora delle individualità di quel Perugia che riportò la gente allo stadio e dunque aveva riportato l'entusiasmo come ai tempi della Perugia di Castagnier. Che individualità importanti erano e poi si sarebbero viste nel tempo? Diciamo di Di Livio, per esempio. Beh, Di Livio era un giocatore, un trottolino che gli mancava la continuità. Lui dava troppo durante la partita e ogni tanto gli prendevano i crampi, ma questo è solo dovuto al fatto di generosità, perché era un giocatore che non si fermava mai. Lì si trattava ogni tanto di saperlo gestire, però è un cavallo che si è lasciato sbizzarrire, ti dava molto, però... noi avevamo un'ossatura importante, perché c'avevamo un buon portiere che era Vinti, che era bravissimo, c'avevamo una difesa a tre che giocava il giovane Nofri, che quei tempi lì Fabrizio era giovane, avevo portato da Monopoli, da dove venivo io, Bettinelli, uno stopper, un ragazzo serio professionalmente ed era esperto, che mi ha dato una garanzia assoluta, e c'avevo Bia che era un giovane che... Per me lo vedevo già un grande giocatore, era molto giovane, era uno dei più giovani, però per me sembrava giocava già da veterano. Poi dopo a centrocampo avevamo messo un 5 con Di Livio a destra, c'avevamo Benedetti che interscambiavo con Bia certe volte nel ruolo di libero, dava un sostegno alla squadra, c'avevamo Manfrin, c'avevamo Conforto, un mediano tutta grinta, determinazione, e c'avevamo Gori sulla sinistra, con due punte così. Dovevamo fare bene per forza. Quindi con Ravanelli e con Pagliari davanti, sì, erano gol a grappoli, insomma. Sì, sì, e difatti ne abbiamo fatti tantissimi, non so se 50, anche 60. 100 anni per chiudere della storia del Perugia. Lei ha scritto quelle pagine che abbiamo ricordato, pagine importanti, perché quando bisogna ripartire, quando bisogna ricreare un ambiente, non è mai facile in un'azienda
come è quella del calcio, dove ci sono tante componenti che hanno bisogno di essere rodate prima di ritrovare quell'amalgama. Vedo che i tifosi qua ne stanno soffrendo, sono sempre vicini alla squadra, non si può dire niente, insomma, perché il pubblico di Perugia sembrerebbe esigente, però è attaccato lo stesso. Ho visto anche quando si sbaglia le partite, che le cose non vanno bene, gira gira, la domenica dopo sono sempre pronti a incitare la squadra.